Panettoni monoporzione, giocattoli, cioccolato, caramelle, marshmallow, confezionati con cura amorevole. C'era di tutto nei cesti portati questa mattina in dono ai bambini della clinica pediatrica dell'ospedale di Chieti dalla squadra volante della questura. La delegazione della Polizia di Stato, guidata dal vicequestore aggiunto Antonello Fratamico, è stata ricevuta dal direttore dell'unità operativa Francesco Chiarelli, dalla coordinatrice infermieristica Paola Sabbion e altre operatrici che hanno preso in consegna i doni destinati ai 10 bambini attualmente ricoverati. In occasione delle festività abbiamo voluto essere loro vicini, ha specificato Fratamico. È l'omaggio della polizia che, con l'aiuto di sponsor e la partecipazione degli agenti, ha voluto fare una sorpresa ai piccoli pazienti e regalare loro un momento gioioso. Anche se non possiamo incontrarli per ovvi motivi di sicurezza, riceveranno ugualmente una nostra carezza. Parole di sincero ringraziamento sono state espresse a nome di tutti da Chiarelli, il quale ha ricordato la preziosa collaborazione offerta dalla polizia alla clinica pediatrica in tante circostanze. A consegnare i doni sono stati Loretta Baldassarre, Marco Caldarone, Gabriele De Luca, Francesco Brizzi, Mauro Granchelli e Raffaele Bova, che hanno portato un clima di festa in ospedale. Babbo Natale non è arrivato con l'abito rosso e la barba bianca, ma in divisa. Non ce n'era uno solo, ma erano tanti, e con una missione davvero importante: rendere un po' speciale il Natale di bambini costretti a vivere un'altra quotidianità. Peccato che non abbiano potuto incontrarli. Le restrizioni impediscono ogni contatto, anche quelli che ai piccoli ricoverati avrebbero fatto sicuramente un gran bene. Ma il messaggio d'amore sarà arrivato sicuramente, così come l'abbraccio affettuoso della polizia.